terza partita della fase a gironi per questo Tour dei Campioni d'Asia con il match che stiamo per seguire. Sì, il torneo procede spedito verso la conclusione, ormai restano in gioco soltanto le squadre più determinate. Preparando al meglio questo torneo potranno affrontare con fiducia i prossimi impegni agonistici. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però a trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Vediamo la formazione di partenza del Chelsea. Comincia il match con ben 5 difensori e 3 attaccanti, al centrocampo poco folto. Vedremo come si evolverà la situazione. Probabile che i due laterali di difesa siano chiamati a spingere in fase d'attacco o che il tecnico faccia abbassare all'occorrenza gli attaccanti per aiutare il centrocampo. Le soluzioni sono diverse, sono curioso di vedere come l'ha preparata. Prova in porta! La toccata per ultima il difensore e dunque calcio d'angolo. La mette in mezzo di Spinazzola! Da rivedere il tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Zappacosta. Kanté. Hazard. Giocatore pazzesco Hazard, magari pecca di continuità, ma è ancora giovane, può crescere anche da questo punto di vista, il talento non gli manca. Sa aprire in due le difese avversarie con le sue accelerazioni improvvise, scaricare palla a un compagno o concludere direttamente in porta, spesso con ottimi risultati. Buono il recupero, possono ricominciare. Attenzione a Willian. Cante! Respinge il difensore. Ci sono metri per andare. Sarà calcio di punizione contro la Juve, nessun dubbio per l'arbitro. Difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva. Matuidi. Gara complicata quella di oggi per la Juve, vista la qualità degli avversari. In campo può succedere di tutto, non sarebbe la prima volta che i pronostici della vigilia vengono ribaltati. Va via di fisico. Higuain. Occhio al suo movimento. Zappacosta. C'è il fuorigioco secondo l'arbitro e gli assistenti. Welbeck. Matuidi. Emre Can. Matuidi. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Zappacosta. Maragna metri. Palla vagante. C'è il movimento dei compagni. Willian. Attenzione al tiro! Palla gol sprecata che avrebbe potuto dare il gol del vantaggio. Non possono gettare al vento occasioni simili se vogliono vincerla. Matuidi. Kanté. Buon pallone filtrante. Attenzione al Pipita che è solo. Parata straordinaria, come un gol. Palla sul fondo, sarà corner per il Chelsea. La allontana di pugno. Welbeck. Eden Hazard. Pipita Higuain.
Grande chiusura difensiva. Hazard. Buono l'appoggio. Marcos Alonso. Occhio al giocatore del Chelsea. Conquistano una buona punizione. Distanza favorevole. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. L'extra time sarà di 2 minuti. Romero. Paolo Dybala. Terza e ultima gara del girone che si sta rivelando. Inizia ora la ripresa di questo incontro nella fase a gironi del Tour dei Campioni d'Asia. Le due squadre mi sembrano belle cariche, Pier. Kanté. Marcos Alonso. Ci sono metri a disposizione. Si libera dell'avversario. Higuain. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Welbeck. Romero. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Tocco di ritorno. Torna caparbiamente a recuperare il pallone. Un altro ottimo tocco. Matuidi. Standard radiomercato, il giocatore sarebbe seguito da diversi club. E presto. Occhio a questo lancio. La Juve a caccia del gol. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Dybala! Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo. Sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto, ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Kanté. Higuain. Kovacic. Punta l'area. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Viene chiuso. Dybala. Pjanic. Ronaldo. Tocco verticale interessante. Cristiano Ronaldo porta palla. Riconquista il pallone sulla corsia. Willian. Kanté. Marcos Alonso. Willian. Pipita Higuain. Ottimo il dive vai. Marcos Alonso. Higuain. Willian. Marcos Alonso. Palla vagante. Kanté. Dybala. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è spazio per andare. Kovacic. Occhio al Pipita. Lo ferma ma non controlla.
Bernardeschi. Pjanic. Premia la corsa sulla fascia. Chelsea che può attaccare, norma del vantaggio. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio al suo movimento. Ancora 8 minuti prima della fine della gara. È in posizione da cross. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Attenzione a Dybala. Palla interessante per Dybala. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Risultato di perfetta parità quando manca ormai poco al termine del match. Vedremo chi avrà più benzina in questo finale. Sugli spalti le due tifoserie si sfidano a colpi di cori per trascinare la propria squadra al successo. Paolo Dybala. Welbeck. Kovacic. Ci saranno 2 minuti di recupero. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Welbeck. Cristiano Ronaldo. Termina qui il match sul risultato di parità.